che ogni sabato, domenica, feste comandate, succede sto desiderio, come che mette qual vena. Preparativi, sta ascoltando. È russa con la merenda. No, Toni, altri strafamici di tutti i tipi. Tedesca, mamma mia. Non ti dico come schi pazzia per trovare il verde giusto, perché sanno, bisogna andare ciò ogni giorno prima. E che si affreschi, anzi, vivi. Pensa di così, l'ultima volta, un po' che mi si scappa fuori della scatoletta. E mi passeggiava sul gioco la cucina, in fila indiana. Ma beh, ma costemo. Qualcosa che di curva anche Loli, non per passare il tempo. Ma chi, Verdi? Ma no, dico, sti uomini, come tuo marito e Toio, che non ti piace guardare la televisione. Così, almeno, che se la passa. E poi, i fuori di freschi tutto il giorno, no? Mi vespano se finiva qua. E dopo comincia il vento, mi tocca di dare il pesce, studiando nel cucinato. Frizzano, oppure mettere il fuoco, e con tutta la casa che scusa. Almeno, i riva già fare qualcosa. Ma proprio questo c'è il punto, vedevi qua fin adesso, ho visto solo nebbia, qualche quattro strepinzi, insomma niente, qualche minutaia e niente. Do i prometti, di ottici, porterò rame, razzini, per tutti a dicembre di stagione. Ma mi guarda, ho visto ancora niente, vada a prendere spada. Quali scopazzi, se sono una montagna di spini, che non li voglio neanche i tanti uomini di fare. Coste voi che ti dico, Ioli, a me, mi piace il pesce solo in ristorante, poi te lo porta ben cotto, nel fatto e su un piatto d'argento. Ecco, di queste mega capite, non mi devo sempre arrabbiare. Ma chi glielo fa fare di alzarsi a quell'ora qui? Pensa, l'altra mattina gli alza mai la pioma, ma te lo vedi bene adesso. Mi sento bene, dai, come mattinale, e poi sacco svolto, si capisci? E oggi anche tu capello, ma non te sa. Ma scusi, ma non dovessi essere zanna? Ma appunto, sta a sentirmi. Oggi mi ha invitato una copia del tuo sotto, dove c'è il signor Mario e il signor Aiman, che penso che devo fare. Dove c'è di benedetti, perché devi fare che salato, guarda, e rendo l'idea. Ma cosa ti davvero se non arriva? Orco, ma mi fa tardi, sai tardi per mettersi qui a cucinare. Ecco, e dove c'è di come tutti i bravi recenti, rimane a Cristo e venirà subito qua e non posso ancora a casa con questa grande pesca miracolosa. E poi, bisogna avere il posto di cacciapà, se non sei il pesce che lo cacciapà è tutto. Dai, fiore mia, sta calma, e arriverà. Ma te credi che verrà pescato qualcosa a questo tempo? Ma là, signor Stato, guarda che sono proprio sui spini, e se è proprio il caso di dirlo, ma... Oddio, eccolo, mamma mia, ci sono gli altri che la risalto, perché ne vanno verso il più nome, alla cosa di qua. Oh, scappo, e se tu vuoi qualcosa, giamine, in bocca al lupo. Sì, mamma mia, eccolo qua, scommetto che stavolta arrivava con un pesce e cane. Beffredo. Finalmente, se fai un martino pescatore. Sono piazza come un baccalà. Non ti dico niente perché devo fare questo, però ti chiedo, visto che
scarpese, visto che non aveva fatto niente, dite di procurarmi una roba, ma subito! Ma dimmi che vado solo, dimmi! Ah, non rispondi con me. Nella prima trattoria del presente te che prendi per dargli una coda, una coda del pesce più grande che nel mio caldo, hai capito? Ma come? Solo una coda? Ma sì, una bella coda grande, ma fa con questo salmovite, che mi capisci da tutta la mia coda, poi, no? Va bene, va bene, si può dare un prova. Hai detto la coda. Ma no, Piero, guarda, allora, ascolta, ti deve fare un scherzo, non so, una sorpresa a un amico, e allora, questa funziona sempre, te ne dici, dove fare un scherzo del pesce da te? Te ne dici così, ho costato che corri via subito, torna prima che ti muoia! Ma te la comando che la sia bella grossa! Grossissima! Mamma mia, ma povera, mia povera, mia, ogni giorno sto benedetto mia mattina a fare la carnata. Ogni giorno e sto sempre a spendere, e verdi, e le donne, e le tutte di più, e mi stringo da una parte per risparmiarlo, e non può fare male i soldi, ma la capelli. Mi sono proprio stufa, stufa! Che cosa che ho fatto, non ho fatto ancora la coda! E mi con un po' di sede, giusto che... Ah, questo sì, che è fresco! Ma allora, mi si sa qua, dai Piero! E invece ci stai passando a mezzo, muovite! Oh, arrivo, arrivo! Oh, buonasera, avanti, avanti, prego, eccoci qua, Non avevo trovato neanche me.
noi non compriamo mai pesci, per paura di spini, la capisci? Ma adesso bisogna fare un brindisi, giusto? Sì, sì. Pranzo, la maniata del pesce, vero stavolta! Brava Iole, brava!
Iole, però mi sei sempre detto che i nostri vecchi era sempre più sgaio che furbo. Sì, caro Piero, te ha proprio ragione. I nostri vecchi gli aveva l'arte di arrangiarsi con poco quel che aveva, perché era tanta, tanta miseria. Ma arrivava a fare miracoli con robe semplici. Veniva fuori a mangiare i buoni gustosi e si erano tutti contenti. Ha ragione, mia cara, i nostri vecchi negare a Sardo in eredità l'arte di arrangiarsi, impara l'arte e mettila da parte. Siamo tutti di Goriole, adesso fermo. Prima un bel brindisi per i nostri vecchi, cioè per i nostri vecchi. Ancora un po', ma sono sicura. Ah sì, io mi sono mai detto. Ah, buono, ma se lo porto la prima mia pizza, ecco qua, che bello, che bello, che bello. No, comunque, per il nostro brindisi alla salute dei nostri vecchi, evviva i nostri vecchi, e adesso, dulcis in fundo, pesce in fundo, la canzoncina, che sta, dedicata ai nostri vecchi, mi metto qua la bella quella, perché la curiata spidenca, ecco, va bene, va bene, la spambile qua della nostra, che cosa la prossima, andiamo avanti.